Buongiorno a tutti, oggi 16 ottobre 2020, consiglio della prima circoscrizione. Ci senta male, non spegni il microfono, Focci. Chiedo al dottore Militello di avviare l'appello nominale, prego. Buongiorno, Castiglia, Nicolao. Presente, accetto la registrazione. Imperiale, Pierresi, Randazzo, Sorci, Dottor Militello, presente sono io, mi scusi. Sorci. Presente, mi accetto la registrazione. Tramuto. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Valente. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Venturella. Vetrano. Allora, presidente, ci sono 5 presenti. Perfetto, constatata la sufficienza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Oggi siamo in prosecuzione. Nominiamo tre scrutatori, il consigliere Randazzo, Sorci e Valenti. Randazzo, Sorci, Valenti. Approvazione per appello nominale, prego. Castiglia, Nicolao. Favorevole. Imperiale, Pitarresi, Randazzo. Favorevole. Sorci. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Vetrano. Imperiale. Cosa stiamo votando? Io sono entrato in questo istante. Stiamo votando gli scrutatori Randazzo, Sorcio e Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Allora, presidente, i 7 votanti tutti favorevoli. Perfetto. Allora, confermo, presidente. ho Confermo, adeguati dal presidente. consigliere Razzo, dal capogruppo Sorci e dal consigliere Valenti. Ci sono verbali, dottore Militello? Sì, quello di ieri, il 130. Perfetto, Invito il signor Rocco a leggerlo. Presidente, mi perdoni, presidente, permette che Dica. faccio una comunicazione? Assolutamente sì, prego. Dico, non è sull'ordine dei lavori, soltanto una cosa. Io volevo chiedere alla Presidenza, sarà possibile chiedere un incontro o magari trattare il tema della ZTL per l'eventuale risospensione della ZTL, data l'ordinanza appena pronunciata dal sindaco sulla chiusura anticipata delle attività commerciali. Questo darebbe la possibilità a quelle attività commerciali che si trovano all'interno del centro storico di avere un po' di respiro, dato che anche per loro l'obbligo della chiusura per le ore 21, tutto quello che riguarda il food, attenzione, magari si può avere la possibilità di avere più afflusso durante la giornata. Tutto qui, Presidente, credo alla Presidenza, se magari possibile sensibilizzare con una nota, l'assessore, il sindaco, magari coinvolgendo anche, non lo so, la commissione, il consiglio comunale. Certo, è un tema che è nato solo ieri, però credo che sia opportuno dare risposta a tutti coloro che rendono ancora vivo il centro storico con le loro attività. Come sappiamo, molti hanno purtroppo nel tempo chiuso, però quello che rimane è giusto magari tutelarlo per cercare che non anche questa parte ancora in piedi venga distrutta. Grazie, Presidente. Consigliere Tramuto, dico, le possibilità sono due.
La prima è quella che lei presenta una richiesta di incontro urgente, come mozione, o come mozione fondamentalmente, e la possiamo anche fare come suppletivo già per la prossima settimana. O la seconda è che la Presidenza chiede di incontrare, in questo caso credo l'assessore Giusto Catania, mi pare di capire, per una videoconferenza sempre per la prossima settimana, spero. Dico, queste sono quelle due cose che noi possiamo fare. Decida lei quale ritiene più opportuna. Presidente, mi sono affidato alla Presidenza io ho chiesto se era possibile creare un incontro con le parti per cercare di trovare una soluzione al momento critico che stanno vivendo queste attività commerciali. Tutto qui. Facciamo prima, se noi diciamo cosa dobbiamo fare. Diciamo, Presidente, noi facciamo... Se la segreteria del presidente abbozza una nota, magari il presidente giustamente la deve vedere, se la condivide soprattutto, le condivide soprattutto il consiglio tutto, dico la facciamo partire, facciamo un incontro in videoconferenza, vediamo di sensibilizzare la cosa, vediamo di se è possibile trovare una soluzione. Tutto qui, presidente. Va bene, d'accordo, andiamo avanti allora. Lettura del verbale, grazie. Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Prego, consigliere Imperiale. Presidente, io in base all'intervento fatto al consigliere Tramu, io lo condivido, Presidente, se ricordate tutti, quest'Aula ha votato, la maggioranza di quest'Aula ha votato la ZTL notturna. Io credo che adesso, considerato che alle 11 i locali devono chiudere, considerando la nuova ordinanza a causa del Covid, e considerato che il maggiore motivo per cui in tanti residenti chiedevano la ZTL notturna era perché le macchine intasavano la notte le vie del centro storico, a questo punto, Presidente, io credo che sia fondamentale quello che ha detto il consigliere Tramuto, cioè di fare un incontro con l'assessore Catania. Certo, chiaramente se anche il consigliere Socci è d'accordo, possiamo anche chiedere subito, facciamo una riunione dei capigruppo, anche in conferenza, ci organizziamo con il Presidente e vediamo di organizzare un incontro. Chiaramente se l'Aula è d'accordo, io lo condivido quello che ha detto il consigliere Tramuto, che mi ha anche anticipato. Va bene. Presidente, se mi consente a questo punto. Prego, capogruppo Sorci. No, concordo con quanto detto da Imperiale, è una cosa buona, dico una buona iniziativa quella di Tramuto, che tutti siamo d'accordo con lui, perché le attività commerciali hanno bisogno certamente di maggiore affluenza di pubblico, speriamo nelle ore diurne, visto che dopo una certa ora siamo tutti. E quindi fare un incontro con l'assessore Catania, dico, nella speranza che lui abbia la voglia di ascoltarci, di dire pure che abbiamo avuto questo incontro, dico, per cui sarebbe opportuno farlo. Quindi sono assolutamente d'accordo. Grazie. Grazie a lei, capogruppo. Ci sono altri interventi su questa questione o possiamo andare avanti? Nessuno, va bene. Allora, signor Rocco, per favore leggiamo il verbale. Verbale numero 130 della seduta di consiglio del 15/10/2020. L'anno 2020, il giorno 15 del mese di ottobre, si è adunato in seduta ordinaria, giusto avviso del Presidente, protocollo 239 del 30/9/2020, il consiglio della prima circoscrizione, in modalità videoconferenza, mediante collegamento telematico a distanza. Resta inteso che il luogo della riunione è da intendersi convenzionalmente presso locale la prima circoscrizione, sito in piazza Giulio Cesare 52. La pubblicità della seduta verrà garantita dalla registrazione della stessa e dalla sua pubblicazione ad opera del webmaster sul canale YouTube. Presiede il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao. Assiste in qualità di segretario dottor Francesco Minitello, funzionario amministrativo della prima circoscrizione, coadiuvato dal signor Rocco Salvatore. Alle ore 9:40 il segretario procede all'appello nominale. Oltre al presidente risultano presenti i consiglieri Imperiale Salvatore, Pitarresi Maria, Randazzo Giuseppe, Tramuto Francesco, Valente Antonino
e Venturella Tiziana. Il totale dei presenti è pari a 7. Presidente Nicolao procede alla nomina degli scrutatori e propone i consiglieri Randazzo, Pitarresi e Valenti. L'Aula approva. Presidente Nicolao pone in trattazione il verbale numero 129 del 14/10/2020, che viene letto dal signor Rocco. Terminata la lettura alle ore 9:52, il verbale 129 del 12 c'è un errore qua. Viene posto in votazione ed approvato all'unanimità. Il presidente Nicolao pone in trattazione la richiesta di parere ai sensi dell'articolo 9 del regolamento per il decentramento, avente per oggetto il regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizioni sospensive ai fini dell'IMO 2020. Articolo 11, legge regionale numero 9/2020, fondo perequativo degli enti locali. Imperiale, ritiene opportuno trattare le espressioni di parere in presenza del capogruppo Sorci per il rispetto nei suoi confronti. Presidente Nicolao ricorda che la trattazione delle richieste di parere scritte all'ordine del giorno è stata rinviata più volte e non può essere ulteriormente rimandata. Imperiale comunica che lascia lavori per 10 minuti per confrontarsi con il capogruppo Sorci. Tramuto dichiara che il proprio gruppo voterà favorevolmente l'atto, in quanto si tratta di agevolazioni IMU riconosciute ad attività economiche con un determinato codice Ateco, che hanno sofferto particolarmente la crisi causata dal coronavirus. Afferma che si tratta di somme per le quali verrà la compensazione a valere sul fondo perequativo degli enti locali e ricorda che si tratta di un atto già esitato favorevolmente dal Consiglio Comunale. Pitarresi è favorevole in quanto si tratta di agevolazioni riconosciute in favore di attività in crisi e non sa che valore attribuire al parere espresso dalla circoscrizione, tenuto conto che entro la giornata devono essere completate le operazioni per accedere al fondo. Imperiale annuncia la propria astensione in coerenza alla posizione assunta nei confronti dell'amministrazione, che continua a ritenere i pareri delle circoscrizioni obbligatori, ma non vincolanti. Afferma che l'amministrazione dimostra di non volere attuare il decentramento malgrado il richiamo della Regione. Alle ore 10:02 l'espressione di parere viene posta in votazione e non viene approvata dall'Aula. Votano favorevoli 4 consiglieri, Pitarresi, Tramuto, Valenti e Vetrano, mentre votano astenuto 4 consiglieri, Nicolao, Imperiale, Randazzo e Venturella. Alle ore 10:03 partecipa ai lavori il consigliere Sorci. Il vicepresidente Nicolao lascia i lavori ed assume la presidenza la consigliera Venturella. Presidente Venturella pone in trattazione la richiesta di parere ai sensi dell'articolo 9 del regolamento per il decentramento, mentre per oggetto fondo perequativo degli enti locali, agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della Tari 2020, integrazione e regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti Tari. Tramuto fa rilevare che si tratta di agevolazione in favore di operatori con determinati codici Ateco ed annuncia il voto favorevole del proprio gruppo. Imperiale ribadisce quanto detto in precedenza ed in coerenza a quanto ha sempre fatto nei confronti dell'amministrazione, che non vuole attuare il decentramento, si asterrà. Randazzo condivide appieno quanto dichiarato dal consigliere Imperiale. Presidente Venturella non mette in dubbio l'importanza degli atti in questione, ma ritiene che la circoscrizione potrebbe essere informata solo per la presa visione, senza essere chiamata ad esprimere un parere che non ha alcuna validità. Alle ore 10:10 l'espressione del parere viene posta in votazione. Pitarresi interviene per dichiarazione di voto. Ritiene che sia giusto dare il parere ed afferma che per ottenere il decentramento bisogna percorrere altre strade. Ricorda che si tratta di un atto molto importante per le attività economiche in crisi. L'espressione di parere ottiene il voto favorevole dall'Aula. Votano favorevole 5 consiglieri, Pitarresi, Sorci, Tramuto, Valenti e Vetrano, mentre votano astenuto 3 consiglieri, Imperiale, Randazzo e Venturella. Alle ore 10:11 il presidente Venturella sospende i lavori per 10 minuti. Alle ore 10:27 riaprono i lavori e la presidente Venturella invita il segretario a fare l'appello. Risultano presenti, oltre al presidente, consiglieri Randazzo, Tramuto e Vetrano. Il totale presente è pari a 4.
Verificata l'assenza del numero legale, vista la presenza di solo 4 consiglieri, la Presidente Venturella sospende i lavori e rinvia la seduta di un'ora. Alle ore 11:29 il Presidente Nicolao invita il segretario a fare l'appello. Risultano presenti, oltre al Presidente, consiglieri Randazzo e Venturella. Il totale dei presenti è pari a 3. Non essendo stato raggiunto il numero legale, il Presidente Nicolao rinvia i lavori al giorno successivo senza ulteriore avviso di convocazione. Prego, Presidente Nicolao. Grazie, signor Rocco. Allora, considerato che si deve correggere quella data che, di cui lei ha appena citato, io credo che lo possiamo mettere in votazione. Prego, dottore Militello. Sì, Castiglia, Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi. Buongiorno a tutti, presente, accetto la registrazione, favorevole. Non sento più niente. Neanche io. Dottore Militello. Anch'io non dottore sento Militello. Più. Dottore Militello? Randazzo? Randazzo? Randazzo. Favorevole. Randazzo. Sorci? Favorevole. Tramuto? Favorevole. Valenti? Favorevole. Venturella? Sì, nel dare la mia presenza, anche se prima avevo votato, favorevole. Vetrano? Favorevole. Allora, Presidente, 9 votanti, tutti favorevoli. Mi scusi, Presidente, ho dimenticato di fare la comunicazione che mi aveva delegato. Un attimo, mi faccio finire questa cosa, capolupo. Certo. Allora, bene. Confermo, Presidente, confermo la votazione. 9 presenti, 9 votanti, 9 favorevoli. Ok, il verbale è stato approvato. Prego, capogruppo Sorci. Sì, per dire che il Presidente desidera che noi capigruppo ci presentiamo per ricomporre le commissioni, quindi giovedì prossimo alle 11 in circoscrizione di presenza e in presenza. Giovedì. Ottimo, ottimo. Ok, allora a questo punto torniamo ai pareri. Ci dovrebbe essere il parere numero 3, se non sbaglio, vero? Ma c'è la proposta numero 31. Prego. Prego il signor Rocco di mettere non page. Possiamo dare lettura quantomeno dell'oggetto? Sì, articolo 31, legge regionale numero 9/2020, fondo perequativo degli enti locali, agevolazione straordinaria, soggette a condizione sospensiva ai fini della Tari 2020, integrazione e regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti Tari, utilizzo quota spettante a valere sulla riserva di cui all'intesa del 16 luglio 2020 in sede di conferenza Regione Autonomia. Prego, Presidente. Sì, grazie. Allora io chiedo ai capigruppo se hanno intenzione di relazionare il parere. Capogruppo Sorci. Sì, come io siccome ho difficoltà col telefonino a leggere appunto i pareri e le comunicazioni, ci eravamo messi d'accordo con il consigliere Tramuto che a dare il parere sarebbe stato lui. Io spero che lui possa farlo, perché sono certo anzi che possa farlo. Grazie. Allora, se il consigliere Tramuto vuole relazionare nella qualità di delegato del capogruppo, prego. Sì, Presidente, come abbiamo detto nell'espressione dei pareri fatte nei giorni precedenti, anche in questo noi come gruppo daremo il nostro voto favorevole. Continua a essere un'espressione di parere in merito alle agevolazioni per determinate attività per quanto riguarda in questo caso la Tari, e questa è l'integrazione addirittura a quello che era già stato espresso prima.
Quindi noi come gruppo continueremo a dare il nostro parere favorevole. Grazie, Presidente. Grazie consigliere Tramuto, capogruppo imperiale, prego. Capogruppo imperiale è collegato? Pronto? Mi sentite? Forte e chiaro, prego. La mia motivazione è uguale a quella di ieri. Fondamentalmente non mi asterrò anche su questo parere, come ho già detto in precedenza, per i motivi esposti nel precedente parere. E come dice il consigliere Tramuto, giustamente questa è un'integrazione e quindi la motivazione è sempre la stessa, per quanto mi riguarda. Ci sono consiglieri che Ho vogliono concluso, mi esprimere sembra. un parere su questo parere? Prego il dottore Militello di mettere in votazione il parere. Castiglia, Nicolao. Astenuto. Imperiale. Imperiale. Io non so di cosa stiamo parlando per la votazione, dottore Militello, non si sente Sì, nulla oggi. consigliere, Ok, sì. Pitarresi. astenuto, astenuto, astenuto. Favorevole. Randazzo. Astenuto. Sorci. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Astenuta. Vetrano. Favorevole. Presidente, ci sono 5 voti favorevoli e 4 astenuti. Perfetto, Confermo quindi la votazione, Presidente. confermiamo, grazie. Il parere è stato espresso parere Confermo favorevole. la votazione, perfetto. In condivisione con gli scrutatori Randazzo, capogruppo Sorci e consigliere Valenti. Allora, consigliere Venturella. Consigliera Venturella? Sì, Presidente. La pregherei di presiedere i lavori d'aula. Presidente, io Grazie. devo lasciare i lavori d'aula, quindi purtroppo non posso assumere la presidenza. Stavo per annunciare il mio allontanamento. D'accordo. Consigliera D'accordo, quindi. Pitarresi? Consigliera Pitarresi? Sì, Può presiedere i Presidente, lavori d'aula? posso. Sì, Presidente. La ringrazio tanto. Buon lavoro. Buon lavoro anche a lei, buona continuazione. Dottor Militello, Sì. può ricordarmi di nuovo gli scrutatori? Allora, gli scrutatori sono Randazzo, Sorci e Valenti. Ok. Allora possiamo continuare con l'altro parere? Sì, allora, se il signor Rocco mette in home page la proposta numero 32. Allora, leggo l'oggetto. Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'IMU 2020. Articolo 11, legge regionale numero 9-2020, fondo perequativo degli enti locali. Utilizzo quota spettante a valere sulla riserva di cui all'intesa del 16 luglio 2020 in sede di conferenza regione autonomie locali. Prego, Presidente. Grazie, dottor Militello. Se i capigruppi possono relazionare e intervenire sul parere. Francesco, Sì, Presidente, come detto anche nei pareri precedenti, sono
Sono espressioni di parere che riguardano sempre l'aiuto dato dagli enti locali al Comune di Palermo, in maniera che si abbiano alcune agevolazioni. In questo caso parliamo di IMU, per alcuni proprietari delle mura, alcune attività commerciali che hanno determinato codice Ateco. Quindi anche in questo caso, dato lo sforzo fatto dal Comune e dalla Regione che coprirà questo importo col fondo perequativo degli enti locali, il nostro gruppo si esprimerà in modo favorevole, Presidente. Grazie. Ok, capogruppo imperiale. Penso che abbia abbandonato, può essere che mi sbaglio, io così mi pareva letto. Non è collegato in Sì, questo momento. adesso in questo momento guardandone anche io lo vedo collegato. Sì, se ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire. Altrimenti possiamo procedere direttamente alla votazione tramite appello nominale, dottor Militello. Va bene, Castiglia, Nicolao, Imperiale, Pitarresi, Favorevole. Randazzo, Astenuto. Sorci, Tramuto, Favorevole. Favorevole. Valenti, Favorevole. Venturella, Vetrano. Favorevole. Allora, dei sei votanti ci sono cinque voti favorevoli e un astenuto. Gli Confermo, ascoltatori Presidente. sono tutti presenti. Confermo la votazione, Presidente. Ok, Sei grazie. votanti, 5 favorevoli, un astenuto. Grazie, consigliere Valenti. Presidente, io purtroppo devo lasciare. Sono scrutatore, faccio presente. Grazie. Grazie, consigliere Sorci, così ora provvedo al cambio. Il parere è stato approvato, quindi possiamo procedere al cambio dello scrutatore, Sorci con Vetrano. Allora, Castiglia, Nicolao, Imperiale, Pitarresi, Favorevole. Randazzo, Favorevole. Sorci, Tramuto. Fogli c'è? No, Non fogli è cosa ti c'è? collegato. Valenti. Favorevole. Venturella, Vetrano. Favorevole. Allora, Presidente, i quattro votanti, tutti favorevoli. Ok, possiamo procedere con l'ordine del giorno. Se non ci sono altre comunicazioni che i consiglieri vogliono magari rendere all'Aula, possiamo procedere con l'ordine del giorno, dottor Militello. Sì, allora, mozione numero 8. No, il consigliere imperiale non c'è. Dovremmo scorrere con ovviamente la prima Presidente, mozione utile. lascio l'aula, sono scrutatore. Ok, quindi dobbiamo. Numero legale, per favore. Sì. Numero legale, dottor Militello, possiamo chiamare i consiglieri presenti? Sì, e allora Castiglia, Nicolao, Imperiale, Pitarresi, Presente. Randazzo. Presente. Sorci, Tramuto, Valenti, Venturella, Vetrano. Allora, Presidente, ci sono solo tre presenti. Quindi la seduta è sospesa, slitta di No, un'ora. Presidente, No, no, siamo in sì, siamo già, no, procedura. siamo già Siamo in in continuo. persecuzione.
Sì, Siamo in quindi. pre-esecuzione, Presidente. Sì, quindi E credo che anche il la. numero legale. Sì, chiude. Chiudiamo la Perfetto. seduta, dottor Militello. Ok? Buona Sì. domenica a tutti, ciao. Grazie, Buona Ebola. domenica.